Ben ritrovati in studio, alle mie spalle lo vedete nel nostro monitor, adesso parliamo di api e la loro importanza per l'ambiente. In collegamento c'è il nostro Roberto Francini che sta facendo le riprese e Mirko Sbragi. Salve Mirko! Buongiorno a voi. Beh, allora ti vediamo tutto vestito nel modo giusto per appunto accudire queste api. Cosa stai facendo in questo momento? Facciamo uno dei controlli, probabilmente la stagione probabilmente più importante per le api, dove tutto riparte, dove iniziano a lavorare concretamente, e quindi è importante una visita periodica e abbastanza attenta che ci dia notizie della loro salute e della loro attività. Ah, ecco, ma Mirko, spiegaci un po', perché sono così importanti questi insetti per l'ambiente? Le api sono importantissime perché con il loro silenzioso e quotidiano lavoro, intanto sappiamo che visitano migliaia di fiori e nella semplice operazione di levare il nettare, cioè questo liquido zuccherino del fiore, loro fanno una visita anche più approfondita perché si sporcano del polline, che non è il seme maschile del fiore, e lo trasportano in altri fiori, in fiori di altre piante. Quindi diciamo che le api sono l'insetto maggiormente presente e conosciuto proprio per portare a compimento le nozze nel mondo vegetale. Ecco, quindi favoriscono l'unione del seme maschile con il seme femminile e da qui tutta la riproduzione delle piante e la nascita dei frutti nelle nostre tavole. Perché molto spesso non andiamo a pensare a quanto siano importanti, invece hanno un ruolo di fondamentale importanza per appunto per i frutti, per i fiori, per l'ambiente in generale. Intanto Roberto Francini ci sta mostrando ulteriori immagini. Ecco qua, che spettacolo! Mirko, quante ce ne sono di api? In questo periodo in un alveare si parla di 70-80 mila api, quindi una popolazione molto importante. Ma sono tantissime, poi le vediamo al lavoro, ma quanto sono diligenti, ma quanto lavorano questi insetti che sono piccolissimi? Sì, abbiamo praticamente sono tutte alberaie, in ogni famiglia c'è una regina che Roberto la sta ora riprendendo, vedete è un pochino più grande delle altre, ha un colore un po' più sul giallo, arancione, è una donna molto sviluppata, non so se la vedete. Eccola là, sì, la vediamo. Ma Mirko, prima che iniziassimo il collegamento, io vedevo anche che tu stavi armeggiando con del fumo. Sì, il fumo da tempi antichissimi è un rimedio per spostare delicatamente api, perché ovviamente il fumo intanto ha proprietà calmanti, quindi nella misura in cui l'alveare si agiti il fumo riesce a calmarli, ma poi le può anche delicatamente spostare e accompagnare in un altro posto dell'arnia, per dire noi ora quando rimetteremo tutto a posto per evitare di schiacciarle, utilizziamo un po' di fumo e le allontaniamo, così vedete. Ah, ecco a cosa serviva, perché non lo sapevo e quindi mi chiedevo proprio a cosa servisse il fumo. Ecco qua. Fa un pochino quello che fa il cane con le pecore, le guida all'interno dell'arnia. Sì. Ovviamente Mirko, per toccare queste arnie, per stare in mezzo alle api, tu sei vestito ad hoc, quindi ti vediamo con la tuta, con i guanti, la visiera. Semplicemente perché, come potete vedere, sono tutt'altro che aggressive, anzi sono insetti, animali con i quali è piacevolissimo lavorare, però sono tante, può sempre succedere qualche piccolo imprevisto che magari improvvisamente le agita, quindi un po' di protezione è sempre da consigliare, ecco. Anche perché le punture poi, è vero che hanno anche effetti benefici, ma se dovessero essere molte in un tempo ridotto potrebbero anche essere dannose per la salute. Quindi è bene, è
essere previdenti. Aspetta, aspetta Mirko, hai detto le punture possono avere un effetto benefico? Eh beh sì, la puntura tra l'altro è una pratica molto utilizzata in medicina, nel nostro paese un pochino meno, ma in altri paesi è piuttosto conosciuta e c'è tutta una serie di malattie che vengono curate, ma comunque alleviate tramite l'utilizzo del veleno delle api. Mi riferisco alle artriti, alle artriti, a dolori osteomuscolari, e praticamente viene semplicemente iniettato del veleno di ape, o direttamente dalle api, oppure ricostituito una volta prelevato. Ah, ecco, anche questo è un aspetto interessante. Prima di chiudere, Mirko, l'ultima battuta con te. Le api purtroppo ce ne sono sempre meno, stanno scomparendo, dobbiamo lottare affinché possano continuare ad esserci, ma come mai ce ne sono sempre meno? Ce ne sono sempre meno perché probabilmente il nostro ambiente si confà sempre meno alla vita delle api, nel senso che è un ambiente, ahimè, sempre più inquinato e ci sono eventi meteo sempre più improvvisi, non prevedibili e disastrosi che mettono a repentaglio intanto il volo delle api e di conseguenza la loro sopravvivenza. Pensate già alla gelata che c'è stata quest'anno l'8 di aprile. Abbiamo sentito in televisione, nei giornali, che l'agricoltura è stata messa in ginocchio, la frutticoltura, i vigneti, però di rimbalzo anche l'apicoltura, perché capite che le api vivono con quello che i fiori offrono. Una gelata di quella portata l'8 di aprile, che è l'avvio della stagione, è l'inizio concreto del momento produttivo, senz'altro ha ancora una volta messo a in discussione l'esito dell'annata, ecco, perché nel mese di aprile si gioca tutto, per cui anche quest'anno ci troviamo a leccarci le ferite. Certo, grazie Mirko per questo bel focus sulle api, grazie davvero di cuore, ci risentiamo presto, grazie anche a Roberto Francini che si è occupato delle riprese, grazie. Adesso questo era il collegamento conclusivo di questa puntata di Spunti e Spuntini, quindi noi ci fermiamo qui, ma torniamo insieme nuovamente domattina, sempre a partire dalle 10.30. Vi ringrazio per essere stati con noi e per averci dedicato la vostra attenzione e il vostro tempo. Vi auguro una buona giornata. Arrivederci.